O capitano, mio capitano. Chi conosce questo verso? Nessuno. È la poesia che Walt Whitman dedicò ad Abramo Lincoln. In questa classe potete chiamarmi professoressa Keating o, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Bene, allora, sfaterò alcuni miti così che non passino per verità. Certo, anch'io ho frequentato Welton. E sopravvivo. Allora non ero la mente eletta che avete di fronte. Ero l'equivalente intellettuale di un gracile corpicino. Andavo in spiaggia e mi lanciavano i libri di Byron in piena faccia. Bene, allora vediamo. Chi di voi è Pitts? Io. Bene, da qualcuno ho bisogno per iniziare. Vado a pagina 503 del libro degli inni. Legga la prima strofa. O vergine, cogli l'attimo che fugge? Sì, quella. Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola, e lo stesso fiore che oggi sboccia, domani appassirà. Cogli la rosa quando è il momento. In latino, invece, si dice carpe diem. Chi di voi sa cosa vuol dire? Carpe diem, cioè cogli l'attimo. Molto bene, signor. Mix. Mix, mi ricorderò il suo nome. Cogli la rosa quando è il momento. Cogli l'attimo. Perché il poeta usa questi versi? Perché va di fretta? No, Dean, grazie per aver partecipato al nostro gioco. Perché siamo cibo per i vermi, ragazzi. E strano a dirsi, ma ognuno di noi in questa stanza un giorno smetterà di respirare. Gelerà. E morirà. Molto bene, carpe diem, ragazzi. Buon proseguimento di giornata.